Siamo ora alla parte più antica del canone. Dopo una preghiera in cui si invoca Dio perché accetti l'offerta e la faccia diventare il corpo e il sangue di Gesù Cristo, la Chiesa cessa di usare le sue parole per prendere quelle dell'Evangelista e del Cristo stesso. Sono quelle parole di Cristo che producono il sacramento. Quindi siamo nell'azione consacratoria e non nella narrazione. Il canone riprende quindi il racconto dell'ultima cena collocandolo nel tempo. Qui pridi e quam pater etur, qui il sacerdote prende l'ostia, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, qui alza gli occhi, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrem sum omnipotentem, qui inchina il capo, tibi gratias agens, fa un segno di croce sull'ostia, benedixit, fregit, dedicque discipuli suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, il quale, il giorno prima della sua passione, prese del pane, nelle sue sante e venerabili mani, e alzati gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rendendoti grazie, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiatene tutti. E siamo alla formula consacratoria. Il celebrante, tenendo l'ostia tra il pollice e l'indice di entrambe le mani, dice le parole della consacrazione sottovoce: Hoc est enim corpus meum. Questo infatti è il mio corpo. Il ministro dà il segno col campanello quando il sacerdote fa la genuflessione, quando leva l'ostia per farla vedere al popolo, e quando di nuovo genuflette. Dette queste parole, il celebrante adora l'ostia, genuflettendo, appunto si alza, la mostra al popolo e ripostala nel corporale, sul corporale, l'adora di nuovo genuflettendo. In seguito, fino all'abluzione, non disgiunge più l'indice del pollice se non per prendere l'ostia. Quindi scopre il calice e dice: simili modo, postquam cenatum est, con entrambe le mani prende il calice, accipiens et unc preclarum calicem in sanctas ad venerabiles manus suas, item, e qui chi nel capo, tibi gratias agens, tenendo con la sinistra il calice, traccia sopra il medesimo un segno di croce, benedixit, dedicque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Nello stesso modo, dopo aver cenato, preso nelle sue sante e venerabili mani anche questo glorioso calice, sottolineiamo, questo, il sacerdote è in questo momento alter Christus, e il calice è lo stesso dell'ultima cena. Non a caso nel nuovo rito l'aggettivo determinativo questo è stato sostituito da un semplice articolo, il calice, come se fosse un calice qualsiasi, ma di questo parleremo dopo. Sono stati anche aboliti gli aggettivi, è stato anche abolito l'aggettivo glorioso, proprio per rendere meno identificabile con il calice stesso dell'ultima cena. Di nuovo
rendendoti grazie, benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti. Dice le parole della consacrazione sul calice tenendolo alzato. Hic est enim, calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Poiché questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, mistero di fede, il quale sarà sparso per voi e per molti in remissione dei peccati. Pronunciate queste parole, il celebrante depone il calice sul corporale e dice segretamente: ecco quo ciascunque feceritis in mei memoriam facetis. Ogni qualvolta farete questo, lo farete in memoria di me. Vedremo poi tutti i cambiamenti che il nuovo rito ha introdotto in queste parole. La genuflessione è un atto di adorazione derivante dai gesti di origine orientale che si facevano dinanzi ai sovrani divinizzati, si chiamava proskinesis, ed è entrata nella messa romana nel Medioevo tramite il cerimoniale papale che la prevedeva davanti al pontefice fin da tempi assai antichi, sostituendo gli inchini che anticamente erano previsti davanti alle specie consacrate. L'elevazione dell'ostia fu introdotta fra l'XI e il XII secolo a causa del desiderio dei fedeli di vedere il corpo del Signore. Quella del calice subentrò poco più tardi per ragioni di parallelismo, benché non serva a far vedere le specie consacrate. Nel frattempo, come detto, il ministro suona il campanello in segno di onore e per avvertire i fedeli della venuta consacrazione e le sante specie sono incensate in segno di onore.